Bentrovati in Blister, la salute in pillole, la rubrica creata con il Policlinico San Marco di Mestre per conoscere meglio noi stessi e soprattutto la nostra salute. Oggi vogliamo parlare di un argomento molto particolare che è l'agopuntura. Lo facciamo con l'aiuto del dottor Claudio Pilla. Dottore, bentrovato. Buongiorno. Aiuto medico del reparto di medicina fisica e riabilitativa del Policlinico San Marco. Allora, intanto, dottore, io partirei con la domanda base: che Certo. cos'è l'agopuntura? Beh, l'agopuntura è una tecnica terapeutica cinese antichissima, sembra risalga addirittura 4.000 anni fa, che è approdata in Occidente intorno agli anni 50. Possiamo dire che è una branca della medicina tradizionale cinese. Ed è una medicina complementare alla nostra, non alternativa come sempre si sente dire spesso, in quanto che possono viaggiare le due medicine contemporanee. Contemporaneamente, Sì. quindi non è che una Non è che una escluda escluda l'altra, l'altra. assolutamente. Lei diceva che l'origine è antichissima, L'origine è cinese. antichissima, sì, i primi medici curatori cinesi erano medici, cosiddetti medici scalzi che giravano per i villaggi e avevano intuito che usando degli strumenti particolari appuntiti tipo un ago, e toccando certe parti del corpo si otteneva un effetto a distanza, per esempio sul dolore oppure su delle patologie, avendo addirittura la remissione delle malattie. E allora hanno elaborato una teoria che per loro era fondamentale perché non conoscevano assolutamente né l'anatomia né la fisiologia umana, Certo. del corpo umano, una teoria energetica, cioè che il nostro organismo è pervaso da un'energia che circola continuamente e che viene veicolata in determinati canali, che sono i meridiani. Quindi dalla Cina siamo arrivati al Policlinico San Siamo arrivati al Policlinico San Marco, Marco quindi e una tecnica che si applica anche alla moderna medicina, certamente si applica evidentemente. nella moderna medicina e nella moderna medicina ha tentato di dare delle spiegazioni sull'effetto dell'agopuntura, per esempio guardando il dolore, è un effetto visibile perché Certo. sul dolore è un effetto che si può constatare durante un trattamento, sulla remissione del dolore. Certo. Praticamente sono state fatte delle indagini e si è visto per esempio in primis che infliggendo un ago nel tessuto muscolare, perché si deve passare attraverso la cute e si va nel tessuto muscolare, vengono immesse nel torrente circolatorio delle sostanze che sono presenti nel nostro organismo, precisamente nel cervello, per esempio in quantità notevole, le cosiddette endorfine, che vengono immesse in quantità notevole durante la stimolazione dell'ago. Queste endorfine hanno un effetto analgesico che è potentissimo, che è molto superiore alla morfina sintetica, per dire. Certo. Poi si è scoperto che stimolando la cute, cioè attraverso la cute nel tessuto muscolare c'è l'attivazione di alcuni neuroni che bloccano la risalita del dolore attraverso il midollo spinale. Per spiegare un pochino, il dolore viene condotto dalla periferia in centro, passando attraverso il midollo spinale e arriva alla cortice cerebrale. Ecco, nel midollo spinale ci sono delle cellule che, piantando l'ago, vengono stimolate e chiudono un pochino il passaggio del dolore, teoria del cancello. Quindi per comunque Ci essere, per sono. praticare questo tipo di disciplina, bisogna avere una formazione particolare oggi. Certamente bisogna essere qualificati, fare delle scuole di specializzazione e essere medici innanzitutto, perché Certo, solo il medico può certo. praticare questa. Quali sono le patologie che possono avere i maggiori benefici Beh, diciamo che dall'agopuntura? tutte le patologie possono essere trattate, però noi ci rivolgiamo prevalentemente alle patologie dolorose e quindi tutta la patologia degenerativa, artrologica, Certo. dalla cervicalgia, lombalgia, sciatalgia, ernie del disco, tendiniti, miositi. Cioè l'argomento è vastissimo. E poi le patologie disfunzionali, cosiddette disfunzionali, cioè le coliti, le gastriti, i disturbi della menopausa, i disturbi del sonno, Quindi l'ipertensione arteriosa, tantissimi, quindi tantissimo, il tantissimi. range di azione è molto vasto. Ma è una seduta di agopuntura come si svolge? L'agopuntura si svolge in questi termini. Il paziente viene posto seduto o disteso a seconda dei punti da trattare, naturalmente, viene fatta una diagnosi. E fatto lo schema terapeutico si applicano gli aghi. La seduta dura circa 20-25 minuti. Gli aghi che si usano sono generalmente dai intorno ai 10-12, non di più, insomma, almeno quello che faccio io. Certo. Vengono stimolati periodicamente per ottenere l'effetto desiderato sul dolore, sulla patologia da Ci sono rimediare. controindicazioni? Controindicazioni ce ne sono, per esempio le diatesi emorragiche, cioè persone che abbiano facilità a fare emorragie. Persone in trattamento anticoagulante, la gravidanza è una controindicazione perché può provocare l'aborto. Io ho sentito parlare di La moxibustione. moxibustione invece è un'altra cosa, cioè è l'uso di una particolare sostanza, l'artemisia, che è un'erba che viene trattata come un sigaro, praticamente confezionata come un sigaro, e accesa e avvicinata ai punti di agopuntura, emettendo un fortissimo calore, ed ha un effetto simile a quello dell'ago.
E Questo particolare tipo di intervento? può essere usato in persone che hanno paura del lago, oppure in gravidanza. Ecco che allora non diventa più una Non è una controindicazione in questo controindicazione per fare il caso. rivolgimento di un feto podalico, Ah, naturalmente quindi sotto un monitor, ed è documentato anche questa cosa. intervento molto particolare, molto Molto particolare, molto importante. interessante. Un'ultima domanda per chiudere, dottore. Sono molte le persone che chiedono se l'agopuntura è utile contro il fumo. L'agopuntura può essere utile per ridurre i sintomi della privazione di nicotina, cioè la tachicardia, il nervosismo, eccetera, eccetera, però per far smettere di fumare, no. Il Non va paziente deve essere bene. perfettamente conscio e convinto di voler smettere di fumare, Quindi altrimenti non c'è. l'agopuntura è una terapia molto seria, non fa i miracoli. Non fa i miracoli, certo. Allora, grazie al dottor Claudio Pilla per averci aperto gli occhi anche su questa disciplina così particolare, così antica. E con Blister noi ci ritroviamo la prossima settimana. Grazie a voi.